Altro che cantare spensierati sotto la doccia, chi soffre di ipocondria sta lì continuamente a lamentarsi di qualche doloretto che potrebbe essere un tumore maligno. Non è una roba bella, non è una roba piacevole, chi di voi soffre di ipocondria lo sa bene, è un qualcosa, è come un tarlo nel cervello che non ti lascia mai, che non ti molla mai. Vengono qui nel mio studio di psicoterapia parecchie persone che hanno questo tipo di problema. Fanno 12 miliardi di analisi cliniche, vedono che non hanno niente da un punto di vista fisico, ma non basta. A questo ci metti un po' di googolite, cioè il fatto di andarsi a cercare in rete tutte le connessioni mediche tra i vari sintomi e il gioco è fatto. Quindi l'ipocondria è qualcosa di veramente insidioso. Se la vuoi veramente sconfiggere, ti consiglio di fare due cose. Primo, vatti a vedere i miei video sull'argomento sul canale YouTube Psicologia e Vita e soprattutto in PsyLife. Se non ti sei ancora iscritto, iscriviti perché lì stiamo approfondendo molto questo tema e altri. E poi, seconda cosa, rivolgiti ad un bravo psicologo. Perché tanto prova tu a dire ad un ipocondriaco: ma guarda che non hai niente, ti devi convincere, ti devi rilassare, goditi la tua vita, distraiti. No, non ce la fa, perché spesso il tentativo di distrarsi è proprio quello che ti fa risentire quella spada di Damocle sulla capoccia che ti dice: ah sì, adesso ti stai divertendo, ma il tuo tumore maligno è lì dietro l'angolo. Ora, questo non significa che dobbiamo smettere di curarci, dobbiamo smettere di fare prevenzione, per carità, ma la preoccupazione, come ben sapete, molto spesso è un male ben peggiore rispetto al male effettivo. Quando senti che i tuoi pensieri prendono il sopravvento, rivolgiti ad uno psicologo, perché ti possiamo aiutare a capire le cause di questa ansia sottostante che ti crea questi problemi ricorsivi, che ti fa pensare di continuo al fatto che sei malato. Non in tutte le situazioni uguali, ci sono diverse tipologie, ci sono diverse modalità di essere ipocondriaci. Solitamente i sintomi ipocondriaci sono associati o a dei traumi non rielaborati durante l'infanzia che riguardano qualche familiare malato, qualcuno che hai visto soffrire, stare male, o sono collegati alla paura di essere abbandonati, di rimanere soli, di rimanere infermi, alla paura e allo stesso tempo a un po' di ambivalenza che riguarda la necessità e il desiderio, non troppo chiaro neanche a noi stessi, di voler essere accuditi. Perché quando siamo malati, in qualche modo regrediamo ad uno stadio infantile in cui la mammina si occupava di noi. E poi, infine, c'è tutta la macro tematica del controllo, e cioè la paura di perdere il controllo su te stesso, sulla tua vita, su quello che fai, sul tuo lavoro. Insomma, la tematica dell'ipocondria è complessa. Non si può esaurire in un breve video, però quello che voglio dirti è che quando hai questi problemi, non intasare le sale dei medici, non intasare gli ambulatori, rivolgiti agli psicologi perché siamo noi che possiamo veramente darti una mano e a uscire e a vivere la tua vita spensierata. E poi, se e quando ti si presenterà il problema, si affronterà in tutt'altro modo. Perché, come dice Marcel Proust, l'agente patogeno 1000 volte più virulento di tutti i microbi è l'idea di essere malati. Ciao!